Buongiorno e bentornati nel mio nuovo video. Oggi vi volevo parlare dei prodotti terminati, quindi di quelli cui mi sono trovata bene, quelli meno bene. Si tratta di detersivi, quindi ho tenuto tutti i flaconi, i più possibili immaginavo li ho tenuti, non tantissimi però ne ho tenuti alcuni. Allora, mi sono ritrovata a prendere questo perché mi ispirava il fresco pulito con bicarbonato. Purtroppo devo dire che non lascia un che di profumo, per quanto sia formula più concentrata e efficace, 40 lavaggi, ma col bicarbonato ho tentato di provare, ma non mi sono trovata così bene. Quindi diciamo che è più o meno sì o no. Non do un ok o un positivo o un negativo come voto, però diciamo che se dovesse ricapitare di riprenderlo, non lo riprenderei. Cioè, lo prenderei proprio se così, proprio senza che non c'è nient'altro nel supermercato, allora prendo questo. Dopodiché invece devo farvi vedere questo, che è il l'ammorbidente concentrato Moon Amour. Allora, questo qui è eccomi, allora vi volevo invece far vedere questo, che è un 650 ml ed è il Moon Amour concentrato. L'ho pagato 1,85 euro, però è abbastanza buono, nel senso che, anzi, essendo concentrato è stra buonissimo. L'unica cosa è che costa un po' tanto, ovviamente, per essere piccolino. Cos'è quella roba? Dopodiché ovviamente terminato di questi qua ne avevo 10, sembra ne ho tenuto uno solo. È un ammorbidente Lenore risveglio primaverile concentrato. Questo purtroppo lo devo bocciare, per fortuna l'ho finito. Non mi è piaciuto. L'ho vinto, quindi per carità, l'ho preso, ho voluto provarlo e non mi piace. Non lascia, cioè lascia anche più o meno il profumo, però lo lascia all'inizio, nel senso che dopo che sono asciugati i vestiti, che vado a rimettere il vestito su, non sento tutta la profumazione che pensavo di sentire rispetto al Moon Amour che vi ho fatto vedere prima, il concentrato. Poi ho provato il detersivo sole, quello nuovo, c'è scritto qua su che è nuovo. Questo è Igienizza con estratti di eucalipto. Allora, questo è più o meno buono, nel senso che preferivo quello vecchio, nel senso non quello nuovo, ma quello che c'era prima. Per quanto c'è scritto che igienizza, non è il massimo. Poi ho ottenuto anche questo, che è la candeggina delicata, 2 litri, a un prezzo accessibilissimo per tutti, ed è una sottomarca, diciamo, rispetto all'Ace Gentile. Questo è strapromosso, questo veramente l'ho preso a Linz, quindi un supermercato penso che conosciate, a prezzo accessibilissimo e ovviamente ha la stessa funzione dell'Ace, che costa di più perché ovviamente ha la marca. Poi ho voluto anche provare questo, che è il Dexal, la lavatrice all'aloe musco bianco, buono, ma se non usato con l'ammorbidente. Questo si è promosso, ovviamente il prezzo era sui 2-3 euro, questo è un 4 litri, quindi è stragrande, e per una famiglia grande questo va benissimo, e questo ve lo consiglio, questo sì, non posso dire... anche qui non posso dare recensioni negative perché ovviamente io mi sono trovata bene senza l'uso dell'ammorbidente. Poi dopo invece, per quanto riguarda i pavimenti, ho provato questo del risparmio casa, per lavare i pavimenti. Questo è profumo classico, questo è stra buonissimo, ma il bello di tutto ciò è che di un litro praticamente io l'ho pagato solo 50 centesimi, quindi è il risparmio a casa, è una cosa fantastica. E questo è buono, questo promosso. Poi ho ottenuto anche, allora, il Chief Bagno, che lo comprerò di nuovo perché è molto buono, ultra rapido, buonissimo, nel senso profumazione e pulisce bene perché appunto è anche ultra rapido. Dopodiché ho voluto anche provare questo, che è detergente intimo a mousse, quindi non è un sapone classico, ma quando si schiaccia viene fuori proprio la schiumetta. Questo anche mi sono trovata bene, all'aloe, quindi buono anche l'aloe. E niente, anche per le bambine questo è perfetto. Questo mi sono veramente trovata bene, nulla da dire, anzi, se non l'avete ancora provato potete provarlo, che è un consiglio che vi do perché mi piace anche a me.
Il mio video l'ho terminato, spero che vi piaccia. Fatemi sapere anche tra questi prodotti che vi ho mostrato con quale vi siete trovati bene piuttosto che con quelli che non vi sono piaciuti tanto. Lasciatemi un commento se avete piacere anche a voi di raccontarmi la vostra. Un pollicino in su e ci vediamo al prossimo video. Thank you.